In questa bella festa di San Michele Arcangelo, patrono della polizia, insieme ai santi Gabriele e Raffaele, nuovamente il mio saluto a tutti voi e un cordiale e grato saluto a Sua Eccellenza il Prefetto, anche per l'attenzione a essere qui questa mattina. Un grazie al Questore per la sempre attenta vicinanza alla nostra comunità e ai bisogni della cittadinanza. E poi con loro il mio saluto a tutte le autorità civili e militari presenti che intervengono a questa festa. Un caro saluto che mi fa piacere rivolgere a tutto il personale della polizia, e penso a ciascuno, e davvero mi auguro che questo pensiero, questa preghiera possa davvero arrivare a tutti e con loro anche a tutte le vostre famiglie. E celebrare un patrono vuol dire celebrare una figura a cui ci si affida, che sentiamo e preghiamo perché è presenza di protezione, e sappiamo quanto il servizio della polizia abbia bisogno anche di una attenzione, di una protezione, di una custodia. E credo che il patrono, l'Arcangelo Michele, abbia davvero uno sguardo attento e di predilezione per chi vive questo servizio. Ma insieme avere un patrono vuol dire anche avere una strada, potremmo dire qualcuno che indica la strada, che accompagna e che aiuta a vivere le scelte necessarie. Allora, con questo spirito viviamo questo patrono oggi, con la festa della polizia, con la polizia in festa per il suo patrono. E la parola di Dio che abbiamo ascoltato della domenica di oggi ci aiuta a cogliere qualche aspetto della festa che viviamo, ma anche del servizio che la polizia fa nella nostra comunità. Si parla di lotta al male. Ne parla chiaramente il Vangelo nella parola di Gesù e dice: se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. C'è una parola forte di Gesù, una parola potente di Gesù, che vuole con queste immagini così forti dire come l'impegno contro il male deve essere deciso, determinato, immediato, efficace. E nello stesso tempo noi sappiamo come San Michele è l'arcangelo che combatte il male, che vince, combatte e vince il male. E nella spiritualità e nella devozione della esperienza cristiana, ancora oggi l'arcangelo Michele è pregato proprio contro il male, come colui che combatte, vince contro il male e protegge dal male. Ecco, credo che questa immagine del combattere il male possa in qualche modo interpretare un aspetto del servizio della polizia. Ma va capito bene, perché la dimensione del combattere il male che emerge nel Vangelo e che anche San Michele ci ricorda non è da cogliersi immediatamente o solo nell'aspetto di intervento per contenere una situazione pericolosa o chiaramente cattiva, ma credo che vada compreso nel suo significato più profondo, che è invece la ricerca del bene. Cioè, il vero significato del combattere il male non sta nel combattere, ma sta nel cercare il bene, nel promuovere il bene, nel custodire il bene. Allora anche questo la parola di Dio ci indica, aiutandoci a capire qual è il bene che protegge anche il compito della polizia, anche quando è chiamata a combattere, a contenere, a intervenire lì dove c'è il male, lì dove c'è un pericolo. Una prima dimensione, e la troviamo nella pagina nel Libro dei Numeri, dove si parla di uomini con Mosè. Nel cammino del deserto sono anziani, 70 uomini anziani, che ricevono il dono della profezia. E con loro addirittura anche due al di fuori dell'accampamento. E a cosa serviva il dono della profezia nel cammino del popolo? Ecco, il dono della profezia serviva per non dimenticare, anzi per accorgersi
che Dio guida il suo popolo e che lo tiene unito. Dio cerca il bene del popolo, il bene dell'unità del popolo, quello che oggi potremmo chiamare il bene comune. Un dono, la profezia per il bene comune. Ecco, credo che questo sia un primo aspetto che colloca al servizio della polizia anche nel combattere il male, cercando, vedendo l'obiettivo positivo che c'è, che è custodire il bene comune. E noi sappiamo come il bene comune è declinabile sotto più risvolti, che sono una buona condizione di vita civile, di convivenza, di rispetto reciproco, di promozione gli uni degli altri, di attenzione agli ultimi, di promozione complessiva. Ecco, allora combattere il male, perché l'obiettivo, la strada è il bene comune, è il bene della nostra società, è la buona convivialità e condivisione di una comunità civile che cammina insieme. Ma c'è un secondo aspetto che indica l'obiettivo buono che c'è nel combattere il male, e ce lo ricorda San Giacomo Apostolo nella seconda lettura, dove sottolinea la fragilità della ricchezza. Anche Giacomo lo dice con parole forti, dice: le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti mangiati dalle tarme, l'oro e l'argento consumati dalla ruggine. Cioè, non vale niente la ricchezza. Ma Giacomo vuol dirci che cosa vale? Vale la vita. La vita che hai, la vita che abbiamo è il dono più prezioso, è la ricchezza più grande. Allora, anche questo è il cuore del servizio della polizia, un servizio che lotta contro il male, perché il bene da custodire è la vita, è la bellezza, la ricchezza, la vita che è dono. Ed è, e credo che questo sia molto importante, ed è nel servizio della polizia, è custodire la vita non di alcuni, ma di tutti. È un bene per tutti. E il servizio della polizia è un servizio per ciascuno che vive la comunità e che ha il bene, il dono della vita. E allora anche questo credo che sia un obiettivo che nel combattere il male si cerca: guardare, cercare, custodire la vita come ricchezza, come bene. E l'ultima cosa che troviamo invece nel Vangelo, mi soffermo su un tratto che dice il Vangelo, dove Gesù annota: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua, si può dare anche al nostro carabiniere, chiunque darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Ecco, è un gesto molto delicato, dare un bicchiere d'acqua, dare un dono che possa essere di sollievo, che mi pare interpreti quello che oggi noi potremmo chiamare prossimità, cioè vicinanza alla gente per essere di aiuto, per sostenere e rispondere ai bisogni della gente, soprattutto di chi ha più bisogno e di chi è più povero. E credo che anche questo sia un terzo aspetto che la polizia nel combattere il male cerca nella sua positività, cioè essere presenza di prossimità, di vicinanza, di condivisione, di attenzione ai bisogni, di aiuto per chi è più fragile. E noi sentiamo la polizia come presenza di prossimità, di vicinanza, di delicatezza nell'accompagnare chi è nel bisogno. Allora, di tutto questo, carissimi, a nome di tutta la comunità, voglio esprimere la mia gratitudine, il mio ringraziamento per l'impegno che c'è nel combattere il male e per il cuore che ci mettete nel cercare il bene, che è il bene comune, che è la preziosità della vita di ciascuno ed è la prossimità nell'aiuto. Per tutto questo, il grazie e di nuovo buona festa.